LINTERSI Muove per Pereira, DELLUDINESE. Il centrocampista argentino dell'Udinese Roberto Pereira è nel mirino dell'Inter. Il giocatore, che ha militato nella società friulana nell'ultimo anno, è al momento svincolato. Milinkovic-Savic potrebbe restare ancora alla Lazio. Sergei Milinkovic-Savic potrebbe restare alla Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, aumenta la fiducia in casa biancoceleste sul fatto che il centrocampista decida di rimanere e riprenda a parlare di rinnovo di contratto. Il PSG rescinde il contratto di GALTIER, 10 milioni di buonuscita. Christophe Galtier non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. Il club parigino dovrà pagare a Galtier e al suo vice Thierry Oleksiak circa 10 milioni di euro per la risoluzione del contratto con un anno di anticipo. Lo riporta L'Equipe. Dal Brasile, DINZ sulla panchina della Selecao. Il Brasile sembra finalmente aver trovato una soluzione. La Federcalcio ha individuato il tecnico a cui affidare il posto temporaneamente occupato da Ramon Menezes, dopo la fine dell'era Tite. In attesa di Carlo Ancelotti, che si libererà dal Real Madrid solo tra un anno, a guidare la Selecao sarà l'attuale allenatore del Fluminense, Fernando Diniz, che resterà anche sulla panchina del club brasiliano. A rivelarlo è Globo Esporte. Ufficiale. Cittadini al Monza in prestito di ALLATALANTA. Primo movimento in entrata nel mercato del Monza, dall'Atalanta arriva a titolo temporaneo Giorgio Cittadini, difensore bresciano classe 2002. Per lui un contratto al 30 giugno 2024, dopo gli ultimi mesi vissuti in prestito al Modena in Serie B. Cremonese. Risoluzione consensuale con Albini. La Cremonese, retrocessa in Serie B nella passata stagione, ha trovato l'accordo con il tecnico Massimiliano Albini per la risoluzione consensuale del contratto. Lo comunica in una nota il club lombardo, che ringrazia Albini per il lavoro svolto e augura le migliori fortune professionali. L'ex allenatore del Perugia sarebbe vicino al passaggio allo Spezia, altra società appena retrocessa in Serie B. DALLINGHILTERRA. Il Manchester United vuole AMRABAT. Secondo Sky Sports UK, Amrabat, centrocampista della Fiorentina, è seriamente nel mirino del Manchester United. Il marocchino conosce bene Erik ten Hag, con cui ha lavorato ai tempi dell'Utrecht. Fiorentina, occhi dalla Spagna su Martinez Quarta. Il Valencia ha messo gli occhi su Martinez Quarta della Fiorentina. Lo affermano i colleghi spagnoli di Radio Esport. Il difensore argentino è sotto contratto con la Viola fino al 30 giugno del 2025. Sassuolo, molto vicino Mulattieri, arriva DALLINTER. Con Davide Frattesi vicinissimo all'Inter dal Sassuolo, sarà Samuele Mulattieri a compiere il percorso opposto. La punta ex Frosinone diventerà neroverde a titolo definitivo. Il suo cartellino è stato valutato circa 8 milioni di euro. Inter. SI chiude per Frattesi. L'Inter si prepara a vincere anche il secondo derby di mercato dopo quello per Marcus Thuram. Davide Frattesi non è mai stato così vicino ai nerazzurri, pronti a chiudere per il centrocampista del Sassuolo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 8 milioni. Monaco, SI cambia in panchina, ufficiale LA firma di HUTTER.
il Monaco volta pagina per la nuova stagione e cambia guida tecnica. Addio al belga Philippe Clément e dentro Adolf Hatter. L'approdo di quest'ultimo nel Principato è da poco ufficiale. Ex centrocampista, l'austriaco Hatter ha allenato in carriera pure Borussia Mönchengladbach e Salisburgo. Barcellona, KESSI e apre a LLADDIO, Inter alla finestra. Frank Kessié potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato. Il club catalano, svela Mundo Deportivo, non può garantire all'ivoriano un maggiore utilizzo nella prossima stagione, e così l'ex Milan starebbe valutando seriamente la possibilità di cambiare squadra. Sul tavolo c'è un'offerta di Al Hilal. Negli scorsi mesi era stato accostato fortemente all'Inter. Viti verso il ritorno in Italia, lo vuole il Sassuolo. Dopo una sola stagione in Francia, Mattia Viti potrebbe presto rimettere piede in Italia. Precisamente al Sassuolo, dove ritroverebbe in panchina Alessio Dionisi, suo tecnico ai tempi dell'Empoli. Il centrale 21enne ha trovato poco spazio al Nizza nell'ultima annata. Atalanta, respinta l'offerta dello United per Hoylund. L'Atalanta non ha intenzione di fare sconti al Manchester United per Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, infatti, è il pezzo pregiato dei nerazzurri e l'offerta di 46 milioni arrivata dai Red Devils sarà rispedita al mittente. La Dea, infatti, per privarsi dell'ex Sturm Graz vorrebbe almeno 60 milioni, riferisce il Corriere di Bergamo. Stampa francese, domani presentazione Luis Enrique al PSG. Il Paris Saint-Germain sta organizzando l'arrivo di Luis Enrique. Stando a quanto riporta L'Equipe, l'ufficialità dell'ingaggio dell'ex tecnico del Barcellona è prevista a breve, al punto che il club sta già predisponendo la conferenza stampa di presentazione ufficiale, fissata per le 14 di domani nel nuovo centro sportivo di Poissy. Insieme all'ex CT della Spagna, che ha già visitato la sede del club, ci sarà il presidente Nasser Al-Khelaifi. Rafia, spunta LA Sampdoria, è derby col Genoa. Sono diversi i club di Serie A che hanno messo gli occhi su Hamza Rafia, talentuoso fantasista del Pescara. L'ultimo è la Sampdoria, a svelarlo è il Messaggero. Il classe 1999 tunisino, che lascerà sicuramente l'Abruzzo in questa sessione di mercato, è seguito pure dal Genoa, il suo cartellino è di circa 4 milioni di euro. Alla Juventus andrà il 40% della cifra incassata dal Pescara. Thiago Alcantara, sirene di Al-Arabia Saudita, è lei situazione. Le sirene dell'Arabia Saudita stanno continuando a tentare Thiago Alcantara. L'ex Barcellona ha già rifiutato un'offerta come ha confermato The Athletic, ma non è da escludere un nuovo tentativo da parte di alcuni club sauditi. Al momento il centrocampista dal doppio passaporto, brasiliano e spagnolo, vorrebbe onorare l'ultimo anno di contratto con il Liverpool. Milan, attento a Morata. Gerard lo chiama. Steven Gerrard, nuovo allenatore di l'Al-Ettifaq, club saudita, ha chiesto espressamente alla propria società di acquistare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Lo scrivono i colleghi di Relevo. Una notizia poco positiva per il Milan, fortemente interessato alla punta spagnola ex Juventus. Renzi, addio Nizza, l'ex Juve verso il ritorno al passato. Aaron Ramsey potrebbe giocare nel Cardiff City nella prossima stagione. A scriverlo è la BBC. Per l'ex Juventus, reduce da un anno al Nizza, è concreta la possibilità di un ritorno al club gallese, lì dove è cresciuto prima dell'approdo all'Arsenal nel 2008.
Torino, Napoli e Liverpool su SCHURS. Anche il Napoli sarebbe in corsa per Per Schuurs del Torino. Il difensore olandese, infatti, è finito nel mirino degli azzurri per il post-team, ma i Granata avrebbero già rifiutato 30 milioni dal Liverpool, fissando il prezzo a non meno di 40 milioni. Lazio in pressing su Zaha. I dettagli. Wilfried Zaha potrebbe approdare in Serie A, sponda Lazio, con il club biancoceleste che avrebbe intensificato il pressing per arrivare all'attaccante ivoriano. Secondo quanto trapela, infatti, il club capitolino sarebbe in pole per il giocatore andato in scadenza col Crystal Palace, e ci sarebbero da limare soltanto alcuni dettagli riguardanti le commissioni agli agenti e l'ingaggio al giocatore che potrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni a stagione. Inter, ritorno di fiamma per Demiral? SI studia LA Formula. Beppe Marotta non si fermerà al colpo Bissek per rinforzare la difesa dell'Inter. E così è tornato di moda il nome di Mery Demiral, centrale turco in forza all'Atalanta, lo conferma la Gazzetta dello Sport. Gli orobici spingono per una cessione a titolo definitivo, mentre LA Inter preferirebbe non andare oltre il prestito, magari con LA inserimento di un diritto di riscatto. Torino, nuova offerta per BCAO, superata LATALANTA. LA Atalanta è nuovamente in vantaggio sul Torino per assicurarsi Rodrigo Becao. Gli orobici, rivela Tutto Sport, hanno alzato a 7 milioni di euro l'offerta all'Udinese per assicurarsi l'affidabile centrale classe 1996 dalle origini brasiliane. I bianconeri ne chiedono però 10. Arthur, futuro, torno alla Juve, ma vedremo. Intervistato dal Mundo Deportivo, il centrocampista brasiliano Arthur ha parlato del suo futuro, tra Juventus e possibile addio ai bianconeri, in linea di principio tornerò a Torino, ma il mercato è molto lungo e non sappiamo cosa accadrà. Potrebbe nascere qualcosa di interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo. Mi vedo bene nella Liga. Atalanta, stretta per Bakker del Leverkusen. LA Atalanta stringe per l'esterno sinistro del Bayer Leverkusen Mitchell Bakker, che i tedeschi valutano 10 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il club bergamasco punta ad arrivare al giocatore sborsando 7 a 8 milioni più bonus. Lazio, Pedro ha rinnovato. Pedro ha rinnovato con la Lazio. Come riporta il Messaggero, l'attaccante spagnolo, in cui contratto è scaduto il 30 giugno, ha prolungato fino al 2024 a 2,2 milioni più bonus, con l'opzione per un altro anno.